Dato che mi sono rotto le scatole di dover tirare tantissimi cavi quando sono in concerto, ho deciso di tirarmi da adesso in avanti un cavo solo, un po' più grande, una matassa di cavi. E per non andare a comprare le fruste cavo, che primo costano tanto, secondo farei un po' fatica ad usarle, ho deciso di farmene una. Come si fa? Ve l'ho già fatto vedere in un altro video, ma oggi ve lo faccio vedere molto più nel dettaglio e vi spiego come fare e tutto. Per prima cosa ci serve? Ovviamente, oltre ai cavi di questo tipo qua e di lunghezze diverse, poi vi parlo anche di questo dopo, ci serve soprattutto questa cosa qua che vi prendo. Questa qui, che adesso vi apro, è una spirale che serve apposta per fare delle fruste cavo. Questa praticamente come funziona? Adesso vi spiego, ma praticamente oggi vado a mettergli tutti i cavi che mi servono qui dentro e mi funziona da frusta cavo. Ma prima di usare questa ci sono alcune cose preliminari da fare. La prima cosa, dobbiamo pensare a quanti cavi ci servono e quale lunghezza dei cavi ci serve. Perché per prima cosa i cavi che ci serviranno saranno in base al numero di microfoni che avremo nella nostra batteria. La lunghezza dei cavi sarà in base alla distanza che ci sarà tra il mixer dove colleghiamo i cavi fino al microfono. Quindi, allora, per quanto mi riguarda, io con i Disco Inferno, perché questa cosa mi serve da usare con i Disco Inferno per questo Summer Tour 2019, con loro io uso 12 canali, ma ho 8 canali per i microfoni più 4 canali che mi servono, 2 per i trigger di cassa rullante, 2 per altri effetti che uso con una centralina multipad. A parte tutta questa parte elettronica, andrò a farmi la frusta per gli 8 microfoni. Ma come voglio che funzioni questa frusta? Io devo collegare alla mia sinistra e alla sinistra della batteria questi cavi. Questi cavi qui, da in basso alla mia sinistra, dovranno andare ognuno a un microfono. Quindi io dal mio mixer a sinistra andrò avanti, basterò con questa frutta, sotto la cassa per arrivare poi al primo e secondo timpano, perché io userò due timpani, avrò rullante, tom, timpano, timpano. La figata di questa frusta però, che non hanno le fruste normali, le fruste che abbiamo già fatte sono fruste da, che ne so, 5 metri e i cavi sono tutti uguali, tutti 5 metri e vanno da un punto fino all'altro. La figata invece di questa frusta qua è che, essendo a spirale così, noi possiamo decidere anche di usare cavi a lunghezza diversa. Se io ho un cavo da 2 metri posso decidere di farlo cominciare dall'inizio e farlo arrivare fino a fine della spirale, ma se io ho un cavo più corto, se io ho un cavo da un metro solo, posso decidere di farlo entrare qui e dopo 50 centimetri farlo uscire da questa parte. Io oggi andrò a mettere 8 cavi in questa frusta, ma in realtà saranno tutti di lunghezze diverse, perché ad esempio se io devo andare a rullante e metto un cavo da 10 metri è un problema, perché mi avanzerà un sacco di cavo. Se io metto un cavo troppo corto da un metro non ci arriverò. Per prima cosa prendete bene le misure. Io per questa frusta ho deciso di usare cavi da 3 metri e cavi da 5 metri. Ovviamente i cavi da 3 metri sono per le parti più vicine: il charleston, il rullante, la cassa che si trova lì sotto e l'over che c'è alla mia sinistra. Con i cavi da 5 metri invece microfonerò il tom, il primo timpano, il secondo timpano e l'over, cioè il panoramico che avrò alla mia destra. Ultima cosa da fare preliminare prima di creare la propria frusta è prendere i cavi e nominarli. Cosa vuol dire nominare i cavi? Vuol dire scriverci sopra che cavi sono. Ad esempio, questo cavo da 5 metri che ho qui è il cavo che mi serve per il tom 1. Quindi dovrò andargli a scrivere tom 1, perché se io non nomino i cavi, quando poi ne ho 8 nella frusta non capisco più che cavi sono. Per nominarli io uso questa, che è una Daimo. Ve ne ho già parlato, la mia si era rotta, ne ho comprata una nuova e praticamente come funziona? Poi la accendete, andate a scrivere sopra quello che volete, ad esempio io adesso voglio tom, spazio, 2 spazi, 1, vado a schiacciare stampa, taglio e mi ha fatto l'etichetta. La attacchiamo in questo modo al Canon e siamo a posto. Facendo così per tutti i cavi, anche quando saranno 8 nella stessa frusta li riconoscerò tranquillamente. Dopo aver segnato tutti i cavi, prendeteli tutti dalla stessa parte, che è la parte femmina dove di solito andiamo a collegarla al mixer. Cercate di far sì che siano tutti alla stessa altezza, o comunque più o meno tutti alla stessa altezza. Lasciategli un pelino di gioco, perché poi quando dovremo andarli a collegare avremo bisogno di un pochettino di spazio. Non partite con la matassa di qua, perché sennò è un casino per andarli a collegare. E andiamo a mettergli un pezzettino di scotch qui, in modo che restino bene tutti insieme fermi. In questo modo qua, adesso sono tutti fermi. Io nel dubbio gli metto ancora uno di questi cosi col velcro qua, che tirino
Bene, siamo a posto, una parte della frusta ce l'abbiamo. Dobbiamo solo incominciare ad usare la spirale e soprattutto, ragazzi, ricordiamoci di fare uscire i cavi che ci servono nel momento in cui ci servono. Quindi i primi cavi che dovremo far uscire saranno quelli di rullante e charleston a 1,30 m. Quindi incomincio a fare la mia frusta quando arrivo a 1,30 m circa e comincio a far uscire i primi due cavi. Quindi la mia spirale la faccio entrare dentro in questo modo qua. Raga, è un lavoro lungo, poi è una figata, ma all'inizio è un lavoro lungo. Fate così e poi pian pianino incominciate a girare tutto intorno al cavo. Dopo aver dato qualche giro così, ricordatevi qui di mettere un altro giro di scotch, perché altrimenti qui la spirale si può muovere ed è un problema. Quindi dategli un giro di scotch, così sta fermissima e siete a posto. Come potete vedere, ogni più o meno 50 cm ho messo un pezzo di scotch, perché almeno questa spirale si muove il meno possibile, perché ovviamente mettendola anche larga così per permettere ai cavi di flettere si muove un pochettino. Invece mettendo lo scotch più o meno di 50 cm non muove nulla. Sono arrivato a 1,30 m, quindi devo lasciare uscire rullante e charleston. Vado a cercarmeli e adesso continuerò normalissimo andando avanti ma lasciandomi dietro questi due cavi qua. Così questi due cavi qui potranno andare tranquillamente ai microfoni mentre gli altri cavi continueranno ad andare avanti nella frusta. Sono arrivato a 2 m come prima, sempre uguale. L'over esce di qua, poi gli ho messo sempre un po' di scotch per far sì che tenga meglio. Andando avanti nella frusta, qui ci sono gli altri due cavi di Cassa e Tom che escono. Andiamo avanti con gli ultimi tre cavi per portare ancora i cavi che vanno ai microfoni di timpano, secondo timpano e l'altro over. Ok, frusta completata, sono rimasto alla fine con i tre cavi. Come vedete, arrivato alla fine gli ho messo un po' di scotch, gli ho messo ancora una fascetta e mi sono rimasti questi tre cavi qua. Ovviamente ho bisogno di un pelo di lunghezza per, forse ce n'è fin troppa ma non c'è problema, vabbè, per arrivare all'over e ai due timpani. Quindi come potete vedere io adesso ho questo serpentone di cavi che è grosso e anche un po' pesante, però è uno. Io lo stendo prima tutto per terra, poi avendo lasciato questi cavi che escono dalla frusta porto tutti questi cavi ai microfoni. Quando arrivo alla fine collego ancora gli ultimi tre microfoni che ho e sono a posto. Quando devo metterla via stacco tutti i cavi dei microfoni, attorciglio questa unica frusta un po' più pesante e sono a posto, la metto nella valigetta e ho finito. Quindi io spero di esservi stato utile oggi con questa cosa. Se avete anche voi problemi per i cavi spero di avervi aiutato, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, chiedetemi cose qui sotto nei commenti, mettete un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, andate sui miei social Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.